Buongiorno a tutti, vecchi cuori bianconeri e non. Come state? Oggi siamo qui per alcune delle ultime pagelle dell'anno. Devo dirvi la verità, le ultime 2 annate sono state molto difficili come finale, perché l'anno scorso, tra tutto l'extracampo, tutto il casino, tutta quella passione veramente che ci hanno tolto nel seguire questo sport, è stato complicatissimo. Quest'anno perché la Juventus sta mantenendo un rullino di marcia imbarazzante, inadeguato, da vergogna, senza dignità. Non mi viene in mente un altro modo di descrivere 14 punti in 14 partite. Stiamo parlando di medie punti che tengono squadre come Empoli, Sassuolo, Frosinone, squadre che sono lì lì che lottano per non retrocedere in Serie B e alcune non sanno nemmeno se ci riusciranno o meno. Questa non è roba da Juventus, dato che in questi giorni si è parlato in queste ore di DNA della Juventus, ecco, questo non è DNA Juve. Quindi, per forza di cose, questi finali di stagione sono stancanti e anche fare delle valutazioni su singole partite diventa molto complicato. Io mi rendo conto che fare le pagelle di Roma-Juventus 1-1 sia difficilissimo e che possa anche essere poco interessante magari per voi che siete dall'altra parte. Poi questo è il palinsesto, cerco sempre di fare del mio meglio per portarvi il palinsesto più preciso possibile. Però concentrarsi su una singola partita all'interno di un filotto di 14 partite con 14 punti, con 2 vittorie negli ultimi 3 mesi, è francamente molto difficile. E ora ditemi voi se questo invece è DNA da Juventus. Ma di questo ho già parlato, è un concetto che ho espresso all'interno del video che vi ho pubblicato questa mattina, nel quale vi dicevo, ragazzi, o siamo dentro un universo parallelo in cui tutte le cose vanno bene, tutte le cose sono meravigliose, oppure non so dove sbattere la testa. Si è aggiunto un piccolo dettaglio che andiamo ad analizzare intanto con la valutazione di Allegri, e cioè Galeone ha parlato, mi pare, al Corriere di Bologna, una roba del genere. Sempre meraviglioso quando parla Galeone, ma oggi veramente ha superato qualsiasi limite. Io oggi voglio fare un grosso applauso a Giovanni Galeone perché ha fatto un appello a Thiago Motta. È bravissimo, è bellissimo, è fortissimo, sta facendo una stagione della Madonna, incredibile, ma io fossi lui ci penserei bene prima di andare via da Bologna. Io ci penserei, Bologna è la storia del calcio, quanto si sta bene a Bologna, come si mangia bene a Bologna, le serate universitarie che ci sono a Bologna, incredibile, ci sono dei bar in cui fanno i cocktail a 1 euro. Prima di andare via da Bologna, io ci penserei veramente bene perché Bologna è veramente bella. Stazione ferroviaria incredibile, collegata con tutta Italia, alta velocità, tanta roba a Bologna. Siamo a questi livelli qui, siamo a questi livelli qui. Ieri sera la Juventus poteva vincere la partita, poteva perdere la partita, è stata una partita ricca di episodi, è stata una partita in cui non hai dato la dimensione di essere una squadra ok, in salute, per forza di cose, almeno è sembrata una squadra più viva, una squadra che voleva cercare o comunque provare a chiudere questa pratica che veramente ha ormai del vergognoso legata alla Champions già a Roma. Non ci siamo riusciti, anzi, ripeto, abbiamo anche pure rischiato di perderla perché dal punto di vista difensivo non siamo ordinati, anzi, abbiamo concesso tantissime occasioni alla Roma, soprattutto di testa. Ci sono state 3 occasioni nel primo tempo per la Roma di testa, tra cui una traversa che mi sono preoccupato, ho detto, cavolo, qui ragazzi finisce male se non malissimo. Alla fine e usciamo con un punto che per come si è messa la stagione vale oro. Io non capisco francamente le sostituzioni perché togliere questo Chiesa non aveva senso. Ieri sera Chiesa ha fatto una partita meravigliosa e togliere un Chiesa così ispirato in un periodo in cui gli veniva anche difficile magari fare certi tipi di partite, per me è stato un suicidio. Su Vlahovic io capisco che si voglia provare a dare una scossa, però io credo che Vlahovic, per quanto in questo momento stia attraversando un mini periodo negativo, dopo averci trascinato a lungo, ci sono stati dei periodi veramente dove o segnava Vlahovic o eravamo rovinati. Adesso Vlahovic sta facendo un po' più di fatica. Però sono quei giocatori che veramente hanno il colpo in canna. Hanno il colpo in canna. Sono giocatori che in un qualsiasi momento possono cambiarti la partita. Quindi, se davvero si voleva cercare di chiudere sta pratica lì a Roma, davvero, si poteva anche pensare di togliere un centrocampista e mettere un attaccante o passare a 4. Cioè, si poteva fare qualcosa di più per portare a casa il risultato. Invece, l'unica cosa che comunque è già qualcosina, attenzione, comunque è già qualcosina rispetto all'essere sempre lì dietro e non muoversi mai, che la squadra riusciva a staccarsi e si creano veramente delle squadre lunghe ed è lì che si creano le occasioni. Quando le squadre si allungano, la Juventus ha provato, devo dire la verità.
ma la gestione della Juventus non mi è piaciuta, è sembrata una squadra che poteva perdere grandissimamente sta partita, e sui cambi secondo me c'è stata una lettura completamente sbagliata. Il voto, lo so, è un voto basso probabilmente per quella che è stata la partita, alta per quella che è stata la partita. Io credo che 5 sia il voto giusto in questo momento per una Juve che non è né carne né pesce. Solitamente si deve cercare di dare il voto alla singola partita, ma ribadisco, oggi è veramente complicato parlare di un singolo match all'interno di questo cono d'ombra nel quale è caduta la Juventus. Szczęsny 6,5, perché c'è stata anche quella parata lì sul finale su Tammy Abraham che è stata importante, se non fondamentale. Sul gol dell'1-0 avevo la sensazione che potesse aver sbagliato Szczęsny a respingere in via centrale, invece poi siamo andati a vedere, è stato Gatti. Adesso arriveremo anche a parlare di Gatti, io credo che Szczęsny comunque il 6,5 se lo porti a casa. Gatti invece per me è voto 5, perché il gol che prende la Juve è un gol che la Juve non può prendere. La Juve non è una squadra che si vergogna di spazzare via il pallone, cioè, tantissime volte lo facciamo, anche forse in occasioni in cui non ce n'è bisogno. A maggior ragione se ti stanno attaccando, sei stressato, sei sotto pressione e hai Lukaku che guarda la porta. Cioè Gatti gliel'ha appoggiata come se fosse la miglior sponda della storia del calcio. Lì sparecchi senza fare troppi complimenti, o se devi respingere lo fai lateralmente, non per vie centrali. Poi Gatti per il resto non ha fatto una partita da 5, però quell'episodio lì è troppo pesante, troppo importante, abbassa la valutazione. Danilo mi dà sempre la sensazione di essere un giocatore molto lontano ad essere ancora un titolare importante per una squadra come la Juventus che vuole lottare ad alti livelli. Ieri sera il 6 se lo porta a casa principalmente per quel salvataggio a Szczęsny battuto praticamente nel secondo tempo, perché se li prende gol la partita è finita, e quindi qualcosina in più dal punto di vista della valutazione lo voglio dare proprio per via di quell'episodio lì, però l'ennesima partita in cui non mi fa dormire sonni tranquilli, devo essere onesto. 7,5 a Bremer, perché Bremer fa una gran bella partita in generale, poi c'è quel break nel primo tempo dove nasce l'occasione di Vlahovic servito da Chiesa, c'è il gol di Bremer sulla bellissima giocata di Chiesa. Bremer è uno dei migliori in campo della Juventus e in generale della partita. Diciamo che i due migliori sono Chiesa e Bremer di ieri sera, e sono anche i giocatori di cui si parla tanto in chiave cessione per la Juventus. Non lo so, ci farei un pensierino ancora, andrei un po' cauto su questo ragionamento qui. Cambiaso 5,5, non è più il Cambiaso pimpante, ma soprattutto tranquillo. Io su Cambiaso sarò noiosissimo, mi dispiace anche un po' esserlo, ma io ho proprio notato il cambiamento umorale del giocatore ben prima di quella litigata con Allegri, perché l'aveva tolto, non pensava di dover essere tolto. Cambiaso oggi non sta bene di testa, non è libero di testa, e questo influisce tanto sulle prestazioni, che comunque sono prestazioni di livello per un giocatore come Cambiaso, per quello che deve fare Cambiaso, ma non è più il Cambiaso di qualche mese fa. Io lo vedo proprio che è bloccato a livello mentale, perché tecnicamente le cose le sa fare, le giocate le sa fare, sa giocare a pallone, sa dettare i ritmi, sa quando fare il passaggio, sa quando stringere, quando allargarsi. È un giocatore forte, è un giocatore intelligente Cambiaso, ma io vedo proprio che non sta bene dal punto di vista di testa. Non ho idea di che cosa stia succedendo dentro lo spogliatoio della Juventus, ma sicuramente non si respira una bella aria salubre di quella di montagna, ok? Non è un'aria sana, ok? E via così. Rabiot, voto 5. Rabiot mi dà sempre la sensazione di essere poco presente dentro le partite. Poi magari c'è quel momento in cui recupera palla, no? Fa quella sgasata, fa quel passaggio, dice oh, si è acceso Rabiot. Però per larghi tratti della partita dico, ma questo è il giocatore più rappresentativo del nostro centrocampo? E la risposta è sì. Locatelli ha un'occasione dove Svilar deve fare un miracolo praticamente, però come calcia male, perché se calci bene pulito quel pallone c'è caso che Svilar non abbia nemmeno il tempo di farlo quel miracolo, poi c'è una traiettoria strana e si rischia pure di andare a far gol, ma al di là del tiro io da Locatelli voglio di più. Io da Locatelli, cioè, è un centrocampista, non è un difensore centrale, cavolo, è un centrocampista, dovrebbe cercare di distribuire il pallone,
dovrebbe essere quella la sua prima preoccupazione. Poi è ovvio che gli chiedono di fare altre cose, non gli chiedono di fare il centrocampista. Però io voglio anche dire, in un momento del genere, ma probabilmente dopo 14 punti in 14 partite mi verrebbe anche un pochettino a fare autogestione, e da dire, sai che se mi chiedono comunque di stare basso io vado un po' più alto. Locatelli non ci sarà in finale di Coppa Italia, vediamo se con la Salernitana sarà titolare lui o Nicolò Caviglia per iniziare a mettere un po' di minuti nelle gambe, perché bisogna anche cercare di capire poi come arrivare a quella partita lì di Coppa Italia. McKennie voto 5. A un certo punto ho detto, ma McKennie c'è ancora in campo? Ieri sera proprio non l'ho visto. McKennie ha detto che sono stanchi. Ragazzo mio, avete giocato una partita a settimana, non ce l'ho con McKennie, però io non posso sentire una Juventus che gioca 40 partite in un anno, l'anno prossimo saranno 60, tra le 50 e le 60, e che sono stanchi. Ma come fanno a essere stanchi? Ma è impossibile. Ci sono delle squadre che giocano 10-15 partite in più di noi in un anno e vanno di più, e vanno di più dalla giornata 1 alla giornata 30-35, quella che è, e noi siamo stanchi. Ma com'è possibile? Beh, i casi sono due: o in allenamento sono super stressati, fanno degli allenamenti proprio di quelli che la lingua per terra, oppure fanno degli allenamenti talmente blandi che gli sforzi delle partite sono eccessivi e li rende stanchi. A me non sembra vedere una Juventus con un ritmo irresistibile, con un'intensità irresistibile, quindi pendo più per la seconda: allenamenti blandi che non ti danno la preparazione adeguata e si trasforma a volte pure in un infortunio fisico, muscolare, quello che è. Però magari sbaglierò. UEA voto 5. Devo dire la verità, UEA mi sta dando un po' di segnali di ripresa, proprio dal punto di vista della vitalità. Lo vedo più vivo rispetto a prima. Poi non è una bella prestazione quella di ieri sera, lasciando stare l'arbitro che secondo me ha arbitrato una partita un po' così, ha rischiato pure di essere espulso, dove non c'era fallo, tra l'altro. Però probabilmente deve stare anche un po' più attento a capire che cosa sta facendo, con che maglia sta giocando, che cosa si sta giocando, l'importanza di determinate partite, anche perché adesso chi ha della fiducia deve cercare di sfruttarla bene. E secondo me UEA dovrebbe sgasare molto di più, bisognerebbe fargli arrivare quella palla sulla corsa. Non possiamo dare la palla sui piedi a UEA, non è Cuadrado, ma non ci si avvicina neanche. E la palla sulla corsa a UEA non arriva praticamente mai e deve concentrarsi prettamente a fare compiti difensivi. Ecco, UEA non è questo tipo di calciatore. Io su UEA, perché al primo anno di Juventus, voglio aspettare ancora un anno. Poi magari non ce l'avrà un secondo anno UEA, perché è anche possibile che non ce l'avrà un secondo anno. Io però sui calciatori almeno 2 anni devo aspettare di capire che tipo di calciatori sono. E su UEA sinceramente non l'ho ancora compreso. Mi sembra un calciatore con spiccate caratteristiche offensive che viene utilizzato a sfruttare la sua velocità, a correre verso la sua porta per difendere. Però vediamo se è così oppure no. Chiesa voto 7, mi è piaciuto tantissimo, forse anche da 7,5, vi dico, guarda, forse la grafica è pure sbagliata, forse anche da 7,5 come Bremer, perché quell'assist a Vlahovic, dove Vlahovic spara fuori, quell'assist a Bremer con uno stop delizioso, la finta di andare a corsare col destro, rientro sul sinistro, la metto dentro perfetta sulla testa di Bremer con i giri giusti. Quell'azione nel secondo tempo, dopo un minuto in cui si mangia completamente, chi è Llorente mi pare, della Roma, e tira sul palo. Quell'azione sulla sinistra in cui rientra e tira sul primo palo, Svilar ci arriva. Cioè, ieri Chiesa era l'anima della Juventus, l'anima della Juventus. Era più stanco sul finale, certo, però, cavolo, io non lo so, penso che sia anche giusto, arrivati a un certo punto, cercare di portarsi a casa i risultati più alla portata. Cioè, davvero, è ovvio che ieri sera dici, sì, io vi ho fatto il video ieri mattina dicendovi, io la vedo molto dura che la Juventus andrà a vincere a Roma. Ma perché? Ma perché io questa roba me l'aspettavo. Cioè, io mi aspettavo che la Juventus potesse tornare a casa con 1.0, più che con 3.
perché ho capito ormai che cosa c'è dentro la Juventus in questo momento, l'aria che tira, lo spogliatoio che è distrutto, non vedo l'ora di finire l'annata, il dirigente che non vede l'ora di qualificarsi in Champions per esonerare Allegri, Allegri che non vede l'ora di avere una conferenza stampa per poter tirare una frecciatina, ah ma potevi prendermi quel giocatore lì e invece... Cioè ormai abbiamo capito la Juventus non è un'isola felice, non lo è. Però dall'altro lato, per quanto la Roma fosse la squadra che doveva vincere a tutti i costi, perché se no in Champions come fa? Cosa pensa? Fra due giorni a rimontare due gol al Leverkusen? Bellissimo che ci pensino, però questi non hanno ancora perso in stagione, quindi dobbiamo anche arrivare al punto di dire cavolo, il campionato sono lì che mi fanno arrivare a quei punti in Champions. Però loro hanno avuto tre giorni per preparare questa partita, noi sette ne abbiamo dati due di riposo perché sì. E allora per forza dopo arriviamo stanchi... Abbiamo una settimana per preparare queste partite, stiamo a casa, ci riposiamo, ci rilassiamo, cioè sono delle cose proprio che io non fatico a comprendere. E poi togliamo questi giocatori qua nel momento in cui dobbiamo cercare di dare quell'accelerata lì, e allora vi dico, per forza immagino che non ci sia la volontà di andare a vincere a Roma, per forza, me lo aspetto. Vlahovic, foto 5, brutta prestazione di Vlahovic. Brutta partita di Vlahovic, non c'è altro da aggiungere. In questo momento Vlahovic non sta bene, non è il giocatore, o almeno non gli riescono le cose come gli riuscivano prima. Ecco, questo va detto con grande chiarezza. Vlahovic voto 5. Kostic voto 5, è entrato un paio di calci d'angoli battuti anche abbastanza bene, poi quando si parla di dover giocare l'azione, Kostic non è fenomenale. Ecco, quest'anno sta facendo una brutta stagione. Stop, non c'è altro da aggiungere. Milik voto 6, entra, si mette lì, lotta su ogni pallone, va a fare la prima punta in un 5-4-1, che anche quello mettersi 5-4-1 ti dà proprio l'impressione di come, sì, se c'è una ripartenza magari ogni tanto sprigioniamo Ken da una parte e chi era l'altro, Alcaraz dall'altra per provare, ma se no fa lo stesso. Ken impegna anche Svilar su un calcio piazzato, un colpo di testa, non trova il suo primo gol stagionale, niente, Ken non è destino questa stagione, mi dispiace tanto, e Alcaraz senza voto perché ha giocato troppo poco. Ragazzi, queste erano le pagelle di Roma-Juve, 1-1, è difficile parlare di una singola partita, ci ho provato, fatemi sapere se siete d'accordo oppure no, ciao.